Questo dibattito, questo momento, diciamo così, di riflessione è un momento che a me piace particolarmente. Infatti, non so se avete notato che nonostante la temperatura non proprio ideale, la porta di questa sala è sempre aperta. Perché la questione delle porte aperte, anche ascoltando stamattina i fantastici personaggi che sono intervenuti stamattina su questo palco, è una questione assolutamente importante, soprattutto per quelli come noi che considerano le loro classi delle comunità in cui si cresce assieme, in cui ci si confronta assieme, in cui si affrontano i problemi e le questioni che nascono assieme. Ci si ricordava appunto stamattina che è inutile dire ai bambini di fare alcune cose in maniera imperativa sapendo che poi non le faranno. Io, per aprire la mia giornata attuale, ho fatto un post su Facebook in cui ho riportato quello che mi è successo ieri, quando un bambino di 7 anni, che si chiama Juan, è venuto e mi ha raccontato che lui ha 4 maestri in classe, 3 sono bravissimi e 1 è cattivissima, ci sta, la maestra cattivissima ci sta, ma lui mi ha detto questa cosa per dirmi che la sua maestra cattivissima è quella che lo sbatte fuori dalla classe. Quando lui disturba, quando fa qualcosa, eccetera, lo sbatte fuori dalla classe. E lui mi diceva, per me la cosa peggiore in assoluto, io non mi interessa che lei mi sbatta fuori dalla classe, perché lei è cattivissima e quindi ci sta che faccia questa cosa qua, no? 7 anni, non 77, 7. La cosa che mi dà più fastidio è quando io sono fuori nel corridoio e passa qualche bambino o qualche altra maestra, perché io mi vergogno tantissimo. E ad esempio io nelle scuole dove sto sono famoso perché faccio un raccoglitore di bambini dei corridoi, no? Quando qualche altra maestra sbatte fuori un bambino dalla sua classe, io casualmente, mi succede sempre, spessissimo, passo di lì e raccolgo il bambino, oppure mi siedo lì di fianco a lui, mi metto a chiacchierare, eccetera, col risultato che poi arrivano i bambini che chiedono di andare in bagno e vengono tutti e creiamo queste nostre assemblee di corridoio che sono sempre molto carine. Ma la cosa che mi ha colpito di più in questo racconto, non l'ho messa su Facebook perché sennò diventava troppo lunga e me la menano sempre che faccio i post troppo lunghi, era quella che il bambino era stupidissimo perché questa maestra qua teneva sempre la porta della classe chiusa, tranne quando lo sbatteva fuori dalla porta, perché lui doveva stare seduto di fronte alla porta, così la maestra che aveva la cattedra in linea con la porta poteva controllare che lui fosse lì con gli occhi bassi, la testa bassa e gli occhi bassi, e non andasse in giro per il corridoio a divertirsi come giustamente dovrebbero fare i bambini espulsi da lì. Ecco, invece per noi la porta aperta ha un significato completamente diverso. La porta della classe è sempre aperta perché la classe è una comunità accogliente e quindi è sempre aperta perché magari c'è qualche bambino di qualche altra classe che ha voglia di entrare in classe da te. Magari uno di quelli che è stato sbattuto fuori da un'altra classe. Ad esempio, io e altre maestre facevamo gli accordi con le maestre sul nostro corridoio dopo aver fatto litigate terribili contro le espulsioni dei bambini, eccetera, per arrivare a delle mediazioni gli dicevamo va bene, però il bambino se ha voglia di venire in classe da noi, viene in classe da noi. E quindi succedeva che moltissimi bambini dicevano posso andare in bagno e poi venivano in classe da noi e questo insomma. Quindi ha un significato di accoglienza, ma la porta aperta ha anche un altro significato che è forse ancora più importante dell'accoglienza, e cioè quella di lanciare un messaggio molto preciso ai bambini della tua classe.
se non ce la fai più a stare qua dentro e hai voglia di uscire, esci, vai a farti un giro, stai un po' in giro, se vuoi vai in un'altra classe, se hanno anche loro la porta aperta, e poi rientri, perché tanto se un bambino non ce la fa più, tenerlo in classe è inutile per te che ti senti frustrato perché il bambino non ti presta attenzione, è inutile per il bambino perché ormai se il bambino non ce la fa più, non ce la fa più, punto e basta, cioè, non c'è niente da fare, insomma, e quindi è molto importante secondo me che nelle scuole si moltiplicano le classi con le porte aperte. Finisco e cedo la parola a Monica che dice tu sei padrone di casa eccetera eccetera, ma in realtà quella importante davvero in questa coppia è lei, cioè, diciamocelo molto chiaramente. E prima di cedere la parola a Monica volevo dire soltanto un'altra cosa, e cioè questa: io mi diverto sempre tantissimo, siccome voi sapete che il refrain degli insegnanti, di tantissimi insegnanti, è devi stare attento, devi stare zitto, non devi disturbare, eccetera, eccetera. Che ci sta anche dire devi stare attento. Io sono sempre, come al solito, rompiscatole perché dico agli insegnanti attenzione, perché quando voi dite devi stare attento a un vostro bambino dovete sempre calcolare il tempo in cui lui c'è già dentro quella classe prima che magari voi siate arrivati in quella classe. Pensiamo ai bambini che fanno il pre-scuola a Milano e che entrano a scuola alle 7:30. Io arrivo nella mia scuola tutte le mattine alle 7:30 perché mi piace andare in classe a farmi i fatti miei da solo, eccetera, eccetera. E quindi arrivo insieme ai bambini del pre-scuola. I bambini del pre-scuola entrano a scuola alle 7:30, ma vuol dire che come minimo si sono alzati un'ora prima. Li vedo sul metro i bambini del pre-scuola. Alle 7 del mattino che arrivano, scendono, vanno al prescuola eccetera eccetera, e magari sono gli stessi bambini che poi vedo alle 18 perché fanno anche il post a scuola dalle 7:30 alle 18, sono 10 ore 30. Nessuno di noi credo sia mai stato costretto nella sua vita a stare in un posto per 10 ore 30 con un'alternanza di altre persone che gli dicevano stai zitto, stai attento, non disturbare a ogni minuto di quelle 10 ore 30. Quindi io le maestre dico sempre state attente, poi però mi diverto un casino ad esempio nei collegi docenti. Io ho deciso di fare maestro elementare e farò fino alla mia pensione, che sarà fra circa 30-35 anni, il maestro elementare. Ma se avessi deciso di fare il dirigente scolastico, non so se il mio dirigente scolastico è ancora qua, se avessi deciso di fare il mio dirigente scolastico avrei fatto durare i collegi docenti il doppio del solito, perché ogni minuto mi sarei alzato e avrei detto tu maestra Lucia stai zitta, stai attenta e non disturbare. Tu maestro Giovanni, stai zitto, stai attento e non disturbare, perché i maestri e le maestre nei collegi docenti fanno 100 volte peggio dei loro bambini e delle loro bambine. Quindi teniamo la porta aperta e possibilmente in molte situazioni la bocca chiusa. Parto svelandovi un segreto, così lo dico, respiro e ricomincio. Accordarsi col maestro Paolo su di cosa parlare non è una cosa semplicissima. Vorrei che lo sapessero tutti quelli che un'altra volta, per un'altra edizione, verranno invitati eventualmente a parlare con lui. Qualunque cosa vi chiedano di fare, voi dite di sì, ma se vi chiedono di fare un dialogo col maestro Paolo, voi pensateci, perché potrebbe succedere che sedendovi non sappiate esattamente di cosa si parlerà. Può succedere, no? Allora, io ha detto nel giusto, io sono una ragazza che si agita.
Quindi noi ci siamo sentiti. Io invece sono tranquillissimo. Penso, adesso se entriamo nella gag, secondo me abbiamo trovato la chiave per svoltare oggi. E l'altra sera, finalmente, mi ha detto ci sentiamo dopo le 17, alle 20, mi ha chiamata. Però io gli avevo scritto una settimana prima, ma lui mi ha chiamata ad un certo punto alle 20 e la telefonata è stata brevissima. Se c'è l'Antonella Meian può testimoniare, cioè erano in macchina, è durata 30 secondi, lui mi ha detto ma sì, va benissimo, qualunque cosa, no? Allora io ieri ho fatto quella che vabbè, ha detto che va benissimo, così, poi stanotte mi sono svegliata, avevo la tachicardia. E come mi succede quando mi viene la tachicardia, io mi metto a lavorare, no? Perché dico sì, la... E ho preparato una marea di slide del tutto sconclusionate tra di loro, che però in quanto blob potrebbero forse accompagnare il discorso, no? Allora, voi pensate di una povera ragazza alle 4 di stanotte, con una figlia adolescente che era tornata tardi, con la sua amica a dormire, avevano chiacchierato a lungo, quindi mi sono addormentata verso 1:30, alle 4 ero sveglia. Allora, ecco, io mi presento così, buongiorno. Sono una che ha dormito molto poco stanotte e che è stata invitata a dialogare con il maestro Paolo. E provo a dire delle cose, no? E la prima cosa che mi piacerebbe dire, poi non lo so che cosa ce ne facciamo nelle slide, comunque, facciamo, cioè che ogni tanto qualcuno la metto lì, no? Così. Ho anche scaricato un template bellissimo, poi se volete mi racconti dove, cioè siccome sono anche una persona seria vorrei adesso che smetteste di ridere, se no è anche sgradevole, no? Perché stamattina mi hanno detto che Cesare Moreno ha fatto piangere, io lo so perché lo conosco, io non vorrei farvi piangere però neanche ridere tutto il tempo. So di cosa vorrei che parlassimo e cosa vorrei che uscisse da questo nostro incontro, no? So che vorrei che parlassimo di alcuni elementi che ci rafforzano nel se parlate a me va bene, non vi dico stai zitta. Alcuni elementi che ci rafforzino nel pensare che i bambini a scuola non dovrebbero dover stare attenti, ma dovrebbero voler stare attenti, oppure dovrebbero poter stare attenti, no? E, per esempio, perché una delle cose che ho imparato in questi anni è che quando qualcuno di noi inizia a scalpitare sulla sedia o quando inizia a parlare con quello che ha vicino, ci sono spesso delle ottime e buone ragioni che non necessariamente sono di disinteresse. Per esempio, voi due prima, mentre lui diceva una cosa sui collegi docenti, vi siete messe a parlare tra di voi, ok? Io immagino che non fosse una cosa del tipo ma che cosa sta dicendo, ma anche se lo fosse stato andava bene lo stesso, tanto stava parlando lui, però immagino come vi che... chiamate? Immagino fosse perché ha detto qualche cosa, ed è questo che dovrebbe succedere a scuola, no? Che mi fa venire voglia di confrontarmi con quello vicino pensando, caspita, su questa cosa ho qualcosa da dire anch'io. Oppure un'altra cosa che ho imparato in questi anni è che quando noi scalpitiamo su una sedia è perché il nostro cervello ci sta mandando un'informazione e l'informazione è non ce la fai più a stare seduto e non riuscendo a stare seduto stai perdendo la concentrazione, oppure ci sta dicendo non riesci più a stare concentrato, quindi hai bisogno di muoverti, corpo e mente sono collegatissimi, no? E l'operazione che facciamo noi adulti, ci sono genitori in questa stanza? Ok. Bene, cercherò di parlare a tutti quanti noi, anche da insegnante e da genitore quale sono. L'operazione che noi facciamo nel momento in cui il cervello manda un'informazione così preziosa che è muoviti per provare a ritrovare la concentrazione, noi diciamo ai bambini state fermi e state zitti. Quindi in realtà gli stiamo mandando un'informazione che è esattamente l'opposto della sollecitazione che il loro cervello gli dà per continuare a stare con noi, no? Quindi pensate al cortocircuito di un bambino, di un ragazzino che sente la sua testa che gli manda un messaggio e le persone di cui si fida o di cui vorrebbe fidarsi che gli
dicono: ehi, cosa stai facendo? No? Quindi che ti danno un'informazione che è esattamente l'opposto di quella che loro sentono da dentro. E poi vorrei che provassimo a parlare, nel tempo che abbiamo, tanto sta finendo, vorrei che provassimo a parlare di porte aperte verso un fuori. Io mi occupo negli ultimi anni del rapporto tra educazione e anche ambienti esterni, in particolare natura. Oggi la userò pochissimo, se ci serve tu Paolo mi interrompi tutte le volte che voglio. Ma vorrei che provassimo a parlare di questo, ma vorrei che provassimo a parlare dell'opportunità che dà avere delle scuole che stiano in dialogo con la vita e con il mondo. E vorrei che lo facessimo da questa prospettiva, perché questa mattina io ho girato, ho ascoltato una parte finale di Cesare, una bellissima tavola rotonda su ozio e gioco. E a volte ho la sensazione che abbiamo la percezione che nella scuola non funzioni niente. Ok, vabbè, le solite due stanno già parlando. Io vorrei che non avessimo soltanto questa percezione, cioè il fatto che qua oggi, come in altre occasioni mi è capitato nell'ultimo anno, ci siano delle persone che di domenica si prendono la briga di passare una giornata a parlare della felicità dei bambini, vuol dire che nella scuola c'è tanta roba buona che funziona. Non ce n'è abbastanza. Allora, vorrei oggi che provassimo a parlare di questo, no? No, perché se no posizione tipicamente italiana, quella di dire non va bene niente, c'è un sacco di roba che non va bene a scuola, anzi guardate, la spingo fino in fondo, c'è della roba che non dovrebbe essere legale a scuola, però c'è anche non è la marijuana, ma magari precisiamo, no perché quella ma c'è un sacco di roba invece che è proprio molto bella. Io in questi anni girando le scuole la sto vedendo, la sto frequentando, quindi mi piacerebbe che portassimo un po' questo. Però insomma stanotte alle 4 io mi sono detta: ok, va bene, tu da che parte stai? Lo so, dall'umanità. Caspita, ma è una domanda intelligente, tu da che parte stai? L'ho messa un po' in dubbio, nel senso che secondo me se un uomo e un insegnante non potrebbero doversela neanche porre, no? Cioè dovrebbero stare da una parte soltanto. Allora mi sono detta: beh, però se qualcuno me lo sta chiedendo vuol dire che c'è un dubbio. Allora, e tu da che parte stai? Dove sta l'umanità, no? Di che cosa è fatta? E di che cosa è fatta la felicità? Allora ho provato a ragionare delle cose che in questi anni, occupandomi di una scuola che si apre, mi sono capitate tra le mani. Quindi ci sono anche alcune cose che mi hanno regalato amici, come per esempio questa immagine, che per me è molto interessante per incominciare a raccontare che cosa sta succedendo ai bambini e ai ragazzi. Questa è una fotografia, tra un po' vi dico di che cosa è fatta. Questo bambino è avvolto nel pluribon. È un'immagine che secondo me è efficace per parlare di una teoria che ormai ha più di 10 anni, che è quella della Bubble Wrap Generation, cioè il pluribon, bambini e ragazzi fatti su nel pluribon, no? E la letteratura ci racconta che negli ultimi anni, stiamo parlando di una ventina abbondanti di anni, anche 30, ma sempre di più negli ultimi, noi li facciamo su nel pluribol per proteggerli dall'uomo nero. L'uomo nero, che in questo momento in Italia è difficilissimo da usare, perché sappiamo che, come dire, alcuni nostri ministri utilizzano l'uomo nero in senso esattamente letterale e non figurato, e io vorrei che non fosse questa la lettura invece che ne stiamo facendo qua adesso. Però chi ha paura dell'uomo, proteggere dall'uomo nero vuol dire mettere i bambini nelle condizioni di non essere graffiati da nulla, no? Cioè vuol dire metterli nelle condizioni, dal nostro punto di vista, di proteggerli completamente da qualunque cosa possa loro accadere. Questa è una pubblicità di un GPS a qualche anno, è totalmente superata. È la pubblicità di un GPS che ti dice: ti racconto io
come controllare, me l'ha regalata il mio amico Fabrizio Bertolino, come controllare il tuo bambino e sapere sempre dov'è. Solo che ne hanno fatte versioni per tutti. Già era pericolosa quella per i bambini, però c'è per la moglie, non so se c'è per l'amante, non so se c'è per il marito, c'è per gli anziani. Credo che mi abbiano fatto una versione per i cani e i gatti ultimamente, no? E quindi l'idea è che noi stiamo continuando a pensare che più facciamo su nel pluriball e più mettiamo GPS addosso alle persone, più le stiamo proteggendo, no? Perché le stiamo chiudendo dentro a qualche zona di sicurezza che ci siamo immaginati, che però non sta funzionando benissimo. Allora, mentre ero lì stanotte, c'è una canzone che mi gira in testa da 2 mesi. Io sono una di quelle che è cresciuta vedendo il Festival di Sanremo con gli amici il sabato sera per scherzare sulle cose che si vedevano, e quest'anno, mentre facevamo questa solita cosa, c'è stata una canzone che per me è stata una botta pazzesca, non so se l'avete sentita, perché sennò ve la facevo anche sentire, che si chiama Argento Vivo, la conoscete? È una botta micidiale. E allora ci racconta, secondo me, che abbiamo uno strano modo di proteggere, perché mentre impediamo ai bambini e ai ragazzi di fare una serie di cose che per loro sarebbero normalissimo fare, cioè essere argento vivo, gli stiamo mettendo nelle condizioni di essere totalmente esposti ad un altro tipo di pericoli. Io sono una deep tech tecnologica, quindi non ho grossi problemi con la tecnologia, ma indubbiamente noi, belli coperti di pluriball, possibilmente con un GPS addosso che li localizza, li lasciamo esposti a pericoli che non siamo neanche capaci di immaginare. Questo era il primo gruppo di ragionamenti che facevo questa notte. Sì, volevo dire che è molto difficile dialogare con Monica Guerra, perché lei si sveglia alle 4 del mattino e prepara centinaia e centinaia di slide, e quindi poi non mi informa su niente di quello che ha fatto. Ovviamente viene qui e le proietta tutte assieme una dopo l'altra, però è anche affascinante, e quindi io sono molto contento. No, su questa cosa, infatti, io a lei ho detto: tu, che dovevi intervenire per prima, tu vai e io ti seguo senza nessunissimo problema, e quindi adesso ti seguo, nel senso che è assolutamente tutto vero quello che hai detto. Io ho partecipato, e mi ricollego soprattutto all'ultima questione, cioè quella del fatto che questi genitori che vogliono proteggere i loro figli, purtroppo anche gli insegnanti, certo, purtroppo questa cosa non riguarda soltanto i bambini, che è ancora peggio, perché riguarda i ragazzini, riguarda gli adolescenti, riguarda appunto tutti quelli che poi ovviamente sfuggono, tu li puoi ricoprire anche di cemento armato, ma tanto ti sfuggono lo stesso, perché la realtà è quella che vivono tutti i giorni e che è completamente diversa dalla realtà che vivi tu insegnante o tu genitore tutti i giorni. E allora qualche tempo fa ho partecipato a un dibattito sulle nuove modalità di gioco dei bambini, e ovviamente in queste nuove modalità di gioco c'erano tutti i giochi elettronici, la PlayStation, i cellulari, eccetera eccetera, e c'era il presidente degli ordini degli psicologi di Milano che ovviamente diceva una cosa giustissima e banalissima nella sua giustezza, e cioè che non è il cellulare, la PlayStation, il nemico da combattere, è l'utilizzo di questi strumenti che deve essere consapevole e che soprattutto deve andare in una direzione che è quella della crescita costante rispetto all'utilizzo da parte sia dei bambini che dei ragazzi, ma anche da parte dei genitori, perché quei genitori che vogliono proteggere i loro figli dalle varie tipologie di uomini neri, diciamo così, e poi quando il bambino arriva a casa può stare per 2 ore davanti alla PlayStation
o collegarsi a internet, eccetera, eccetera. È ovvio che non sanno bene da che parte stare e che cosa fare, perché è molto complicata questa cosa. È talmente complicata che un po' di tempo fa ci è capitata una cosa bellissima, secondo me bellissima, perché siamo andati, io ho una quarta elementare, allora le quarte elementari sono andati a fare una lezione di informatica nel laboratorio di informatica delle medie. Però c'era questo prof di informatica delle medie che era un po' agitato, diceva ai bambini: state attenti, non toccate, non andate su internet, non fate questo, non fate quello, attenzione, chi va su internet nota. E io dicevo: guarda che sono bambini delle elementari, non sono delle medie. E lui comunque continuava a essere agitato. A un certo punto vado nell'ultimo computer in fondo alla sala e sul desktop del computer c'è Papa Francesco, un'immagine enorme di Papa Francesco ricoperto, che parla, sta parlando, e quindi ha l'espressione di uno che sta parlando e sta dicendo una cosa forte, e la cosa forte era una bestemmia terribile che era scritta sopra la faccia di Papa Francesco. Allora io ho chiamato il prof e gli ho detto: ma forse bisognerebbe cambiare il desktop. E lui mi ha detto: è bloccato, non si riesce a cambiare, e quando si accendono i computer si accendono tutti, non riusciamo a staccare questo, non possiamo staccare la spina. Cioè, il diavolo è potente. E quindi questa è assolutamente una riflessione da fare, così come ovviamente quello che hai detto all'inizio, cioè il fatto di non presentare la scuola come un luogo dove c'è soltanto gente inadatta, cose che non vanno bene, eccetera, è clamorosamente smentito da quello che sta succedendo oggi qua, perché quello che sta succedendo oggi qua succede perché un gruppo di insegnanti, di genitori, di gente che lavora a Milano nel sociale, eccetera, eccetera, si è messa assieme 2 mesi fa e ha tirato fuori dal cappello questa giornata. E questa giornata, senza la bellezza di quello che succede tutti i giorni a scuola, che è la maggior parte di quello che succede, non è il contrario, non sarebbe mai potuta, non avremmo mai potuta realizzarla. Quindi questa è una cosa importantissima, così come è importantissima continuare a ripetere queste cose, perché le scuole finiscono sui media solo quando succedono cose negative. Anche perché se dovessero finire sui media quando succedono cose positive, dovrebbero occupare i media 24 ore su 24. Di tutto questo ragionamento fatto fino adesso tra me e Paolo, vorrei che non rimanesse che sto dicendo che le tecnologie sono il problema, perché questo è l'alibi che ci diamo, no? Cioè, intanto le tecnologie gliele abbiamo messe in mano noi, ma lo uso provocatoriamente, molto poco provocatoriamente, non è una gran provocazione, me ne rendo conto, ma per dire che non credo che abbiamo perso di vista da che cosa li vogliamo salvaguardare, se c'è qualcosa da salvaguardare, no? E però contemporaneamente questo ci ha fatto perdere molte opportunità, e gli ha fatto perdere molte opportunità. Vediamo se adesso, andando avanti, riesco, e tu sai che mi interrompi quando vuoi. Chiuderli dentro, io mi occupo di studi che hanno a che fare con natura, chiuderli dentro, però oggi non parlo di natura nel modo in cui piace parlarne a me, la provo a usare come una serie di ricerche che ci dicono qualche cosa di cosa succede quando invece gli permettiamo di stare fuori. Chiuderli dentro sta, chiuderli dentro, qualunque sia il dentro di cui stiamo parlando, casa, scuola, sta producendo alcuni disturbi. Richard Kluge, un divulgatore, nel 2005 conia questa definizione, deficit di natura. Io la chiamerei, oggi lo chiamerei qua insieme, deficit di mondo, forse deficit di vita, non lo so. E sta producendo dei rischi, che non sono neanche più dei rischi, perché ormai sono disturbi, in alcuni casi patologie.
Le ricerche iniziano sempre negli Stati Uniti, in Europa arrivano, incominciano almeno una decina d'anni dopo, ma quando arrivano sostanzialmente ci dicono le stesse cose. Bambini e ragazzi che sono fragili fisicamente, hanno proprio, cioè, alcuni disturbi che sono in crescita, che sono molto fragili da un punto di vista psicologico ed emotivo, ma sono fragili come i grandi sono fragili, eh? Cioè noi siamo fragili nello stesso modo in questo momento, quindi questi disturbi, anche questo vorrei che uscisse dall'idea che il problema riguarda i bambini e i ragazzi e non riguarda i genitori e non riguarda gli insegnanti, riguarda proprio tutti quanti noi. Questo deficit di mondo, questo stare chiusi dentro alle case e chiusi dentro alle scuole produce che ci siano delle mancanze, un deficit è una mancanza, no? Questo non è mai stato, quando lui lo conia non è stato misurato, dopo sì, magari ci arriviamo, vi dico due o tre cose dopo. Che cosa stiamo rischiando di offrire? Non dico neanche a voi, a una platea come questa, che quella che ha in mente è un bambino intero, quando c'è scritto bambino vale per ragazzo, potrebbe valere per adulto, no? Non provo neanche a dire che cosa vuol dire intero e non provo neanche a dire che a scuola noi incontriamo N bambini diversamente uguali, no? Cioè e ugualmente diversi, tutti. Però mi piace invece provare a dire che quello che noi stiamo rischiando di offrire oggi, così dopo aver detto delle cose che sembrano più raccontate ai genitori, provo a dirne alcune che per me sono più raccontate alla scuola invece, noi siamo precipitati nell'equivoco e la standardizzazione e un certo tipo di valutazione ci spingono verso quell'equivoco in un modo sempre più scivoloso. Siamo caduti nell'equivoco che per un bambino intero e tantissimi bambini e ragazzi diversi uno dall'altro vada bene una scuola sola. Questo per me è uno dei problemi più grossi della scuola oggi. Cioè, c'è una cattiva interpretazione di che cos'è una proposta democratica. Una proposta democratica non è la stessa proposta per tutti, Don Milani ce l'ha insegnato benissimo, ma è una proposta che riesce a parlare a tutti quanti. Noi oggi, sempre di più, le invalsi sono un finto problema. Le invalsi sono il problema che diventa un problema perché gli insegnanti che si sentono valutati loro, mica i bambini e i ragazzi, passano 3 mesi a preparare i bambini e i ragazzi a una prova sostenendo che quella prova è fatta diversamente da come loro fanno scuola, ma ci passano 3 mesi. Quindi il problema è questo, cioè il problema non è gli invalsi, il problema paradossalmente, anche se per me i numeri sono un problema, non sono neanche i numeri, ma l'altro giorno un adolescente che mi è cara e che sta nel mio cuore, scrivendo una cosa su che cos'è per lei la libertà a scuola, diceva: il problema, virgola, mamma, virgola, è che noi a scuola rischiamo di diventare quel numero, cioè noi non siamo quel numero, non è il numero che racconta quanto ci siamo impegnati, quello diventa un numero. 2 settimane fa una studentessa in alternanza scuola-lavoro in università entra in un gruppo di insegnanti e lo comincia dicendo, la domanda era: che cosa cambieresti della scuola? E lei incomincia dicendo: io a scuola sono un 7 e io non voglio più essere un 7. Ma non è che voglio essere un 9, io non voglio essere un 7, non voglio essere un numero, no? Allora, noi, questa idea invece di trasformare la scuola in qualcosa di così altamente misurabile rischia di farci produrre quotidianamente una scuola che finge di poter andare bene per tutti quanti, provando a dare dei numeri che diventano dei parametri che ci dicono quanto siamo stati buoni o bravi noi, no? Ma non stiamo valutando i ragazzi. Valutare, mi ha insegnato un'amica, Francesca Antonacci, che era qua stamattina, valutare dovrebbe dire dare valore. Valutare non vorrebbe, non dice, non dice che numero fare, vuol dire dare valore a quello che si fa. Allora, una scuola uguale per tutti è un altro problema che rischiamo di offrire, che per me è uno degli altri rischi enormi della scuola. Noi stiamo facendo scuola
insegnando ai bambini, ai ragazzi, a prepararsi ad un mondo che non abbiamo la più pallida idea di come sarà. Molti di noi non ci saranno quando loro saranno adulti, ma io auguro a tutti noi delle vite pluricentenarie. Ma se voi pensate a per quanto tempo abbiamo usato un telefono che funzionava così, movimento del tutto ignoto ai bambini oggi e ai ragazzi, e quanto tempo, in quanto invece velocemente sono cambiati dei modelli di cellulare che tra un po' ci saranno direttamente impiantati nel padiglione auricolare, e noi ci rendiamo conto, e questo è l'esempio più banale di tutti, che non siamo in grado di prevedere a che mondo stiamo preparando bambini e ragazzi. Però stiamo continuando a offrire loro, e badate, non vorrei qua precipitare nell'equivoco che la guerra, scusate perché quando dico la guerra non è mai bello, che Monica pensa che i contenuti non siano importanti, ma noi infiliamo chilate di contenuti che io sfido un insegnante, se facessi per esempio le prove di ingresso nella mia università, c'è qualcuno che sta riprendendo? Beh, diciamo così che ogni anno quando ci sono i test di ammissione a scienze della formazione primaria e io alla fine del test apro la busta, non so se sarei in grado di rispondere alle domande degli studenti in ingresso. Ok? Allora, e quello che noi chiediamo agli insegnanti è di sapere tutto, e chiediamo agli studenti di sapere il tutto un po' shakerato e asciugato che teoricamente sanno gli insegnanti. Il risultato è che offriamo una scuola che è un cocktail di informazioni non molto approfondite, perché l'approfondimento non va tanto di moda, no? Noi siamo bravissimi a leggere i titoli delle notizie, ma lo sapete, ci sono delle ricerche su questo, no? Quando fanno le misurazioni di quanti si prendono la briga di aprire l'articolo del titolo che stanno leggendo, scopriamo che siamo pochissimi, sono pochissimi quelli che aprono i titoli. Allora, in un mondo che funziona tutto in superficie, la cosa straordinaria che la scuola potrebbe cominciare a fare è decidere di andare in profondità. Questa per me è una delle grandi rivoluzioni che noi ci potremmo permettere. E di prendersi tutto il tempo necessario per fare questo, perché ovviamente andare in profondità significa prendersi il tempo necessario per andare in profondità, significa l'elogio della lentezza, significa fare esattamente il contrario di quello che viene chiesto ai docenti e agli studenti sempre, cioè di stare sempre con l'attenzione al massimo, con non abbiamo tempo per approfondire questo argomento, dobbiamo andare avanti, il programma, dobbiamo finire il programma che non c'è più, però dobbiamo sempre finirlo lo stesso, anche se non c'è più il programma va finito lo stesso, e questo ovviamente confligge con tutto il discorso che si faceva anche prima: com'è possibile costruire una comunità sulla velocità? È impossibile costruire una comunità sulla velocità, perché la costruzione di una comunità è l'attenzione ad esempio alle relazioni. In una situazione dove bisogna andare veloci e bisogna fornire agli studenti quintalate di informazioni, le relazioni non esistono più. Possono arrivare giusto al scusa Paolo, non ho capito, e magari te lo ripeto per la seconda volta, elementari, già alle medie la ripetizione per la seconda volta è problematica, nelle scuole superiori non c'è la ripetizione per la seconda volta. E soprattutto loro smettono di fare la domanda. Quindi il conflitto costante che c'è ogni giorno all'interno delle classi è proprio questo. Alcuni di noi hanno fatto una scelta ben precisa, cioè alcuni di noi hanno deciso di continuare ad andare lentamente, di privilegiare la costruzione di modelli relazionali e quindi di continuare a lavorare per costruire comunità
anziché seguire il ritmo incessante e inarrivabile, perché poi alla fine è inarrivabile. Io ho una quarta di 25 bambini, 18 hanno genitori stranieri, 7 hanno genitori italiani. Dei 18 che hanno genitori stranieri, 15 quando devono ripassare o fare i compiti, so già che saranno, che sono da soli a ripassare a fare i compiti. E quindi che compiti dai tu a un bambino che ha genitori stranieri, che ha difficoltà di linguaggio, che cosa gli dici di fare? Gli puoi dire di ripetere alcune cose, quindi devi differenziare molto gli interventi. Per differenziare molto gli interventi bisogna fare delle scelte. Il problema è che noi siamo, la scuola in Italia è costruita in modo tale che qualunque scelta venga fatta in ogni ordine di scuola confliggerà con altre scelte che vengono fatte nello stesso ordine di scuola o negli ordini di scuola superiori, diciamo così. Allora, se tu abitui la tua comunità classe a ragionare sulle questioni, a approfondire le questioni, a sviluppare un pensiero critico pazzesco, credo che sia da 15 anni che non c'è nessuno al di fuori dell'ambiente scolastico che parli di sviluppo di un pensiero critico. Dov'è oggi il pensiero critico? Le fake news sono le notizie che girano più velocemente, più facilmente, vengono prese e rilanciate a milioni senza nessun controllo, senza nessun approfondimento, eccetera eccetera. Allora tu insegni, tu fai crescere i tuoi bambini dicendo ci prendiamo tutto il tempo necessario per capire questa cosa qua, sapendo che poi quando finisce la quinta elementare arrivano alle medie, e se un bambino dice al professore, a qualche professore, ci prendiamo tutto il tempo, oh prof, ci prendiamo tutto il tempo necessario per fare questa cosa qua, si prende una nota. L'alunno Gianfilippo ha disturbato in classe chiedendo al prof di prendersi tutto il tempo necessario per approfondire questo argomento. Quindi una delle difficoltà grosse è proprio questa, è il fatto che comunque continuiamo, secondo me, ad avere ordini di scuola completamente scollegati gli uni dagli altri, che non hanno nessun filo conduttore, anche se le scuole sono nello stesso luogo, cioè tu hai gli istituti omnicomprensivi, cioè la scuola elementare e la scuola media, non è magari nello stesso edificio, ma è nello stesso istituto omnicomprensivo, e il passaggio di informazioni è difficilissimo. La pianificazione di strategie comuni di insegnamento, di approfondimento è difficilissimo. Lottiamo tutti i giorni con una scuola che è purtroppo, nonostante una grandissima parte di corpo insegnanti disponibile a fare operazioni di questo genere, che è lo specchio della società, ovviamente, e che prepara i bambini e i ragazzi a una società dove non è richiesto lo sviluppo di un pensiero critico, ma dove è richiesta l'esecuzione di compiti attraverso il raggiungimento di competenze specifiche, che è esattamente l'opposto di quello che dovrebbe essere una crescita culturale complessiva dei bambini, dei ragazzi e soprattutto degli adulti. Servono per fare le cose che dici tu però, Paolo, degli adulti molto consapevoli di quello che stanno facendo. Cioè, tra le righe Paolo ha detto una cosa che non è piccolissima, se a qualcuno in questi ultimi 15 anni era sfuggita, io me la segnerei. Da nessuna parte si parla più di programmi, non ci sono i programmi, ok? Cioè non ci sono proprio scritti nelle indicazioni nazionali. Quindi quando qualcuno vi dice che dovete rispettare il programma, vi sta dicendo una cosa che non c'è scritta da nessuna parte. Che cos'è che stiamo continuando a rispettare? Stiamo continuando a rispettare la routine del libro di testo, no? Magari non abbiamo neanche il libro di testo, però continuiamo a rispettare la routine del libro di testo, che prevede che ci siano delle conoscenze da sapere in un certo ordine,
come se la conoscenza fosse un processo lineare che va dal semplice al complesso, e sappiamo che non è così, e tutti quelli di voi che lavorano con i bambini sanno che magari a volte ci fanno delle domande sull'infinito e noi stiamo lì che cerchiamo di insegnargli a fare quadratini con 1, 2, 3, 4 e loro ti chiedono che cos'è l'infinito, ok? Quindi questo programma che non c'è più è però secondo me un segno di mancanza, di disattenzione che a volte come insegnanti abbiamo, o perché non ci siamo accorti di una cosa, però bastava leggere le indicazioni nazionali per accorgersene, oppure perché siamo magari gli unici che hanno voglia di fare qualche cosa di diverso e continuiamo a sentirci molto soli. Però se io devo scegliere da che parte stare, preferirei stare dalla parte di indicazioni che mi dicono che io posso prendermi il tempo che mi serve per approfondire, piuttosto che da quelle di un libro di testo che si è dimenticato di leggere le indicazioni, oppure che ha scelto soltanto le parti che gli piacevano di più. Quindi noi abbiamo una bella responsabilità nel provare a fare quella scuola di cui parlava Paolo, che prende tempo. Stamattina, mi dovete perdonare questa digressione, ma ero nel gruppo dove si parlava di ozio e gioco. E poi ho girato un po' e ho sentito altre cose. La dico con tutta l'umiltà di cui sono capace. Dobbiamo stare attenti, perché a scuola di roba ce n'è già troppa. Cioè, casomai uno dei problemi che ha la scuola è la quantità di cose che pretende di insegnare ai bambini e ai ragazzi, come se avergliele dette volesse dire avergliele insegnate, no? Io te l'ho spiegato e quindi tu lo sai. Ma noi dobbiamo stare attenti, perché rischiamo, adesso così la dico perché tanto se no mi gira, ce l'ho qua. Anche la questione dell'ora di educazione civica. Adesso ci sta sembrando un guadagno, ma cari e care, cioè io avevo capito che non la facevamo più perché tutti i giorni a scuola si faceva educazione civica, ok? Allora, mi sta benissimo farla se serve per ricordarci qualcosa che non abbiamo fatto. E se questa è la sua funzione, credo che quando l'ANCI ha incominciato a raccogliere firme per farla, questa fosse la funzione. Se non siamo d'accordo, diciamocelo, perché va benissimo, cioè dovrà essere un dialogo, mica solo tra noi due. Ma il rischio è che noi continuiamo ad aggiungerci le ore di... Stamattina qualcuno diceva, se aggiungo l'ora di yoga dopo che li ho fatti stare seduti, immobili e fermi 8 ore. Ma chi sa... cioè, bella l'ora di yoga, a me piace, no, quando riesco a farlo, però noi davvero dobbiamo uscire un po' da questa logica. Abbiamo già una scuola che è iperframmentata, ha dentro una quantità di contenuti folle, e invece di provare ad andare giù, cioè quello che serve a loro oggi e che gli servirà domani, e noi non sappiamo cosa succederà domani, è domani riuscire a muoversi in un mondo che noi oggi non sappiamo descrivere. Per fare questa cosa devono imparare a gestire le informazioni che incontreranno, che saranno diverse da quelle che gli insegniamo noi. Guardate, è impopolare, ma le informazioni che noi diamo a scuola le trovano più rapidamente a casa loro con il loro smartphone. So che è impopolare dirlo, ma allora la scuola oggi deve servire a un'altra cosa, non può servire a questo. Ok? Cioè la scuola oggi deve servire per guardarsi in faccia, per vedere se le informazioni che stiamo incontrando sono comprensibili, ci corrispondono, siamo d'accordo, abbiamo voglia di prendere posizione. E tu da che parte stai? Una domanda che i bambini e i ragazzi dovrebbero sentirsi di poter fare tutte le mattine a scuola. Non di avere paura di dire da che parte stanno, e anzi temere, magari ti ho vista, ma magari temere che se alzano la mano per dire il loro punto di vista, perché Paolo finché l'alzano è una bella scuola, ma ad un certo punto la letteratura ci dice verso i 12-13 anni, è letteratura già un po' datata, io credo che stia accadendo prima, bambini e ragazzi smettono di alzare la mano per fare domande, tanto hanno capito che loro lì devono dare delle risposte. Allora questa cosa qua
è pericolosissima, capito? Perché poi siamo tutti quanti d'accordo su tutto, c'è uno che parla e dice delle follie e riusciamo in quattro gatti forse a dire qualcosa con anche un po' di timore, e succedono delle cose terribili, disumane, no? Che ci portano a doverci chiedere da che parte stiamo, come se fosse una domanda intelligente. Scusate, non è una domanda intelligente, tu da che parte stai? Io dovrei già saperlo, soprattutto come insegnante, ma prima ancora come uomo, mi sto scaldando, adesso mi calmo. Dovrei saperlo già, ma i bambini e i ragazzi questa domanda non se la sentono mai fare. E se dicono da che parte stanno, spesso la parte da cui stanno non va bene, perché è diversa come punto di vista da quella dell'adulto che li vorrebbe in un altro posto. Allora, vi devo dire tre cose. La prima è terribile, perché so che vorreste stare con noi per tutto il giorno, ma tra 4 minuti abbiamo finito. La seconda è che volevo spiegare alla dottoressa Guerra che era retorica la domanda, l'ho pensata io all'inizio, è già la terza volta che dici che è una domanda stupida e mi ferisci nell'orgoglio. Ho lottato fino alla fine perché volevano togliermela a un certo punto, ho detto no, deve rimanere così, e arriva la guerra e mi dice che quindi è retorica, sai, domande retoriche, lo sappiamo tutti benissimo da che parte stiamo, ma è vera questa cosa qua, è assolutamente vera, sono i bambini e i ragazzi che devono avere la possibilità di chiederselo e di chiederlo a noi adulti, tu da che parte stai? Stai dalla mia parte o stai dalla tua parte? Nelle classi il problema fondamentale è questo, tu maestro stai dalla mia parte e quindi ti preoccupi dei tempi che devono essere distesi, del fatto che dobbiamo approfondire le questioni, ti preoccupi del fatto che lavoriamo in una scuola nel parco e passiamo 7 ore e mezza delle nostre ore di scuola dentro la classe, allora cosa stiamo a fare nel parco se stiamo dentro 7 ore e mezza? Quindi stai dalla tua parte di maestro che sai tutto, che non ti metti mai in discussione, che decidi tu se io sto bene o non sto bene, eccetera, eccetera, o stai dalla mia parte e ti metti in discussione quotidianamente per fare questa cosa qua. E quindi tutte queste sono domande ovviamente che, a cui non è possibile dare una risposta se vengono praticate da quelli come noi che vogliono effettivamente arrivare alla fine per cercare di capire qualche cosa. Le risposte se ne danno quelli che si fanno le domande e conoscono già le risposte e non si mettono mai in discussione. Noi ci facciamo le domande e per dare le risposte ci mettiamo in discussione, e mettendoci in discussione scopriamo ad esempio tutta una serie di cose che Monica ha detto molto bene, io molto meno bene, e che appunto su cui potremmo andare avanti a discutere per i prossimi giorni, non per le prossime ore. Però dobbiamo chiudere e il mio compito ingratissimo è ringraziare Monica, che è stata una partner veramente grandissima, ringraziare voi e soprattutto dirvi che adesso c'è un dibattito scoppiettante, mi sembra quello sui dirigenti scolastici, se mi ricordo bene, ma al di là di questo dovete assolutamente scrivere su quel maledetto foglio che avete trovato lì sulla vostra poltrona. Monica vuole chiudere un attimo e poi darli lì all'uscita, va bene? Scusate, volevo proprio dirvi una cosa, che per me è importante. Vi ho fatto vedere le slide introduttive e non abbiamo visto il resto. Allora, in 10 secondi ho la necessità di dire che perché la mia parte, cavolo, è la mia ricerca, e la mia ricerca in questi anni mi ha insegnato che se apri la porta, e ho dati e ho letteratura e ve la regalo tutta se la volete, se apri la porta e permetti ai bambini di andare fuori, per me il fuori è stato in questi anni soprattutto la natura, ma ripeto, vale per il mondo. 3 cose mi piacerebbe dirmi. La prima cosa, i bambini e i ragazzi tornano ad innamorarsi della terra.
e se ti innamori della terra la proteggi, e se ti innamori della terra è la speranza che di sopravviverci, perché la terra sopravviverà a noi. La seconda cosa è che fuori le relazioni si costruiscono più facilmente, quindi anche se non andate nel bosco, andate in cortile, andate in corridoio, andate nella stanza accanto della collega, perché si moltiplicano le relazioni e le relazioni fanno bene. C'è una ricerca di Harvard meravigliosa, poi ve la racconto, dura da 78 anni, che dice che quello che ci rende felici sono le relazioni. Le relazioni profonde, radicate, che abbiamo, non la quantità di relazioni, la qualità delle relazioni. Terza e ultima cosa, andare fuori, ricerche bellissime raccontano che a parità di condizioni psicologiche è predittivo di felicità. A me basterebbe questo per uscire e sapere dove sta l'umanità e dove sta la felicità. Paolo, il titolo era bellissimo. Grazie Monica. Comunque io e lei faremo un altro confronto, dibattito, diciamo quando, che dura 12 ore.